Eccoli qui, quelli che si vantano di portare la democrazia nel mondo a forza di bombe, forse dovrebbero bombardare anche loro stessi, perché non sono una democrazia a tutti gli effetti. Sì, perché intanto negli Stati Uniti d'America, nei fatti, ci sono solo due partiti. Se qualcuno ha altre idee e ne vuole creare un altro, sì, in teoria può, ma in realtà è un disastro allucinante. Ed è quasi impossibile andare contro i due partiti storici super famosi. Poi, oltretutto, lì può succedere che il partito più votato, quello che prende più voti, non vinca le elezioni. Sì, un partito può essere scelto dalla maggioranza degli americani, ma lo stesso può vincere legalmente l'altro partito che però è stato meno votato. Qui, infatti, ho fatto un esempio in cui il partito rosso, quello repubblicano, di solito di destra, noi conservatori, ha preso circa 246 milioni di voti, quindi il 74% di tutta la popolazione americana. Però ha perso. In questo caso avrebbe vinto il partito blu, quello democratico, che però è stato scelto solo dal 26% delle persone. Insomma, non lo so, non sembra che questo sistema rispetti proprio il volere del popolo. In descrizione ti lascio anche il foglio dove ci sono tutti i numeri, se ti sembra impossibile e vuoi verificare. Questo può avvenire in America perché in un certo senso scelgono gli stati qui, non i cittadini. Lì ogni stato ha un certo numero di elettori che, anche se sono persone, in realtà possono essere visti come se fossero dei punti. Gli stati più popolosi valgono più punti, quelli meno popolosi meno punti. Per vincere le elezioni servono 270 punti. Fin qui, insomma, tutto più o meno normale. L'asino casca quando però si scopre che tutti quanti i punti di ogni stato vengono dati per intero al partito che vince. Ma sia che vinca di pochissimo, quindi solo per uno 0,001%, sia che stravinca con il 100% dei voti. Lì non cambia niente, sempre tutti i punti si becca. Quindi questo sistema, in un certo senso, se ne strafrega se il supporto al partito vincente è super ampio, oppure se i due partiti di fatto erano praticamente pari e uno ha avuto la meglio solo per qualche migliaio di voti. Questa cosa, infatti, può creare delle situazioni assurde come quella che vi ho mostrato prima. Poi, questo sistema implica anche che negli stati dove c'è un'ampia maggioranza, perché i sondaggi sono già molto chiari, si sa già chi vincerà in quegli stati, vengono ignorati di peso sia dai politici che dall'opinione pubblica. Mentre gli stati più indecisi, quelli dove è difficile capire chi vincerà, che più o meno sono sempre gli stessi, di fatto decidono il futuro del paese e hanno tutta l'attenzione di questo mondo. Infatti, i politici, di solito i candidati alla presidenza, alla fine fanno il grosso della campagna elettorale prevalentemente negli stati in bilico, in quelli dove non si sa chi vincerà, perché qui davvero la differenza di solito è proprio di qualche migliaio di voti, e quindi qualche comizio in più, chissà, magari può spostare l'esito delle elezioni nazionali. In America, infatti, è normale parlare di chi vincerà il voto popolare, quindi chi sarà scelto dalla maggioranza degli americani di fatto, e poi invece parlare di chi vincerà le elezioni, perché lì non è per niente detto che coincidano. Poi, insomma, potremmo anche parlare del fatto che i paladini della democrazia hanno tuttora quelli che loro chiamano territori, che di fatto sono nient'altro che delle colonie. C'è l'isola di Guam, di Samoa, le isole Marianne, le isole Vergini e poi la più importante di tutte, Porto Rico, che è grande come metà Sardegna, e addirittura i portoricani sono più del doppio dei sardi. Infatti Porto Rico ha ben 3 milioni e mezzo di abitanti. Non è poco, è più di molti stati federati. Però Porto Rico era una colonia rubata alla Spagna fino all'800, e quindi, anche se per carità, tutte le leggi statunitensi valgono nella cosiddetta Isola dell'Incanto, i portoricani non possono votare il presidente. Direi non proprio il massimo per chi va a buttare bombe in mezzo mondo dicendo di portare avanti la democrazia. Comunque, al di là di tutto, è sbagliato pensare che il presidente degli Stati Uniti sia un monarca assoluto.
alla fine non ha un potere così vasto. Di fatto lì conta molto anche il congresso, che è dove si fanno le leggi, e anche gli apparati statali come la CIA e l'FBI, che possono prendere decisioni molto rilevanti. Davvero spettacolare, i 100.000 iscritti sono molto vicini. Quando li raggiungeremo mi presenterò, mostrerò per la prima volta il mio volto e migliorerò ancora di più la qualità del canale. Noi ci vediamo il prima possibile, te lo prometto, al prossimo video.